È Montigiano uno dei borghi in cui nella nottata si è abbattuto il fronte dell'incendio che sta devastando le colline di Massarosa e Camaiore dalla serata di lunedì. Il vento ha infatti fatto girare il percorso delle fiamme, incanalando l'incendio nella gola che da Pieve Elici porta fino a Montigiano. Centinaia di residenti costretti a fuggire in piena notte, abbandonando tutto nelle proprie abitazioni. No! No! Non si poteva, ci hanno sfollato. E non so, non ci ha ancora fatto andare giù fino in fondo, ma ha detto di no il pompiere. Speriamo che... Ma voi che ci abitate o è la seconda casa? La seconda casa, ma però è più di un anno che siamo qui. Un disastro. Sembrava che stesse di là e invece è andato giù e poi è tornato su e poi è andato chissà dove si ferma, non so. Siamo stati a Stiava. Ci hanno mandato via. Si è dormito in macchina davanti a evacuare, quindi. Ma danni non avete avuti? Per fortuna no, per fortuna, fortuna no. Noi sì. Voi sì? Chi sì, chi no. Noi abitiamo a Inta e ci hanno praticamente scentato il fuoco in casa. E ci ha fatto dei danni in cucina, ci è bruciata una parte della cucina, tutto quello che era fuori. Insomma è un casino, poi noi stiamo ancora valutando perché poi siamo talmente agitati. Alle prime luci dell'alba i Canadair hanno subito iniziato i lanci di acqua e schiumogeno ritardante, ma oltre alle fiamme nelle zone boscate sono stati numerosi gli interventi di vigili del fuoco e volontari antincendio per spegnere incendi scoppiati nei giardini delle abitazioni dove erano presenti bomboloni di GPL, oltre ad alcuni roghi che hanno attaccato i contatori delle case allacciate alla rete del metano. Un paesaggio lunare, quello che si presentava ai piedi della chiesa e lungo via del Cipresso, con le fiamme che continuavano ad attaccare la vegetazione più a monte, dove si sono concentrati lanci di Canadair e elicotteri antincendio nel tentativo di bloccare l'avanzata del rogo nella vallata di Valpromaro. Per tutta la mattinata l'accesso a Montigiano è stato interdetto e riservato ai soli mezzi di soccorso.